Ciao a tutti, qui Gaetano Martelli per un altro episodio sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi ne vedrete delle belle, questo è uno di 6 video alla scoperta del Centro America. Gaetano, bienvenido a Costa Rica, bienvenido al Valle Central. Vamos por la Interamericana y vamos a subir la Cordillera Volcánica Central para pasar del Valle Central a la región norte. En Costa Rica, las montañas dividen el país en 2 secciones, el Pacífico y el Caribe. Guardate dove mi trovo in questo momento, siamo completamente sospesi nel nulla mentre sto pedalando con una bicicletta. Il viaggio non poteva iniziare in modo migliore. Le persone pensano che sono folle, ma non fino a questo punto. Sto per andare lì, alle mie spalle. Siamo sospesi a 150 metri di altezza. Vamos. Como se dice en Costa Rica, pura vida, amigos. Vamos. Ok, perfecto. Ok, va el sujeto a esas tobilleras. Ok. Cuando ya esté conectado, sí. Cuando tú puedas, lo puedes agarrar. Ok. Straight. Muchas gracias. Vamos a regresar. La cosa che Pablo mi stava dicendo delle maripose, quella che vi ho fatto vedere prima sulla foglia, è un lombrico che poi piano piano si trasformerà in questo. Qui vediamo la mariposa, è avvolta in questa specie di crosta, dove qui in queste qua marroni la mariposa nascerà, quindi uscirà questa bellissima farfalla. Invece in queste qua nere la mariposa purtroppo non ce l'ha fatta ed è morta. È una cosa affascinante che stiamo vivendo proprio nel loro habitat naturale, perché le maripose, ricordiamoci, sono qui del Costa Rica. Andiamo. Wow. Il temporale, non ho scelto il momento migliore per venire in Costa Rica perché è la stagione delle piogge, come potete vedere sta diluviando. Però ho trovato questo piccolo posto che si chiama Soda Melania. L'autista mi stava spiegando che in questi posti che si chiamano Soda sono dove ci stanno tutte le cucine locali e quindi si mangia bene e non si paga tanto, soprattutto perché Costa Rica è molto caro. Eccomi qui, il mio amico già mi ha servito una birra Imperial, che è la birra del posto, è un piatto tipico locale, quindi buon appetito. 1968 surgió lo que fue la explosión del volcán, fueron muchas partes afectadas, donde vamos a pasar ahora. Fortuna, fue afortunado porque no sucedió nada. Questa seconda giornata vi ho portato al Parco Nazionale della Fortuna. Prima siamo dovuti fermare perché c'era un attraversamento di formiche foglie, sono queste formiche che raccolgono queste foglie sulle loro spalle portandole lì all'interno della foresta per creare il loro nido, dove poi si rifugieranno nel momento in cui viene a piovere, perché loro perdono i loro feromoni, non riescono a sopravvivere durante la pioggia. Primo ponte sospeso, il ponte di Guarumos, a 150 metri di altezza, immersi nella foresta del Costa Rica. Siamo arrivati in questo punto della foresta dove ci sta quest'albero, guardate l'ingresso.
è un albero sacro dove si può entrare direttamente all'interno. Vediamo se c'entro. Wow! E dall'interno si può vedere direttamente la fine dell'albero. La ragazza mi spiegava, in poche parole, quest'albero è stato creato da alcuni funghi, che funghi per riprodursi corrodevano le radici, corrodevano la base dell'albero, fino a che a creare questa grandissima entrata. E in cima lì, quel buco che vedete, è la fine dell'albero. Arrivati qui di fronte a questa bellissima vista del lago Arenal che vedete alle mie spalle. È un lago che è più lungo di 60 km e larghezza invece misura 5 km ed è un progetto che è stato creato dal governo del Costa Rica per creare una diga idroelettrica, per creare un lago che possa produrre energia grazie all'acqua. Prima qui, come vedete alle mie spalle, lì c'erano due città, sono state distrutte dal governo, le persone sono state rilocate in un'altra area e hanno allargato il lago, che al giorno d'oggi misura circa 60 km. La vista da qui su è pazzesca. Continuiamo la nostra bellissima avventura attraverso le stradine del Parco Nazionale della Fortuna. La guida ci ha appena spiegato che ci sono oltre 47 tipi di serpenti diversi, tra cui i più pericolosi sono quelli che possiamo trovare vicino al lago e tra gli alberi che quasi si mimetizzano per il loro colore. Prima ne abbiamo visto uno che era piccolissimo, probabilmente qualche settimana. Sono i più pericolosi perché non sanno ancora gestire il loro veleno, mentre gli altri serpenti, il primo morso è senza veleno, giusto per avvisarti, i più piccoli partono direttamente con il veleno e può essere pericoloso. State vedendo in questo momento, si chiama una scimmia cappuccino o con il collare bianco. La scimmia sta muovendo l'albero, si sta agitando, sta spezzando i rami e li lancia contro le persone in basso perché quello è il suo territorio e vuole proteggerlo perché ha due figli vicino, quindi vuol fare in modo che noi esseri umani, che molto spesso siamo i predatori, di andar via. Arrivati alla mano dell'Arenal, in questo momento io sto andando proprio al centro del palmo della mano. È una storia molto particolare. C'era un cacciatore che veniva ad uccidere tutti gli animali. La popolazione locale, un giorno, stanca di questo cacciatore, gli hanno tagliato la mano in modo tale che non potesse più cacciare. E al giorno d'oggi, questa mano che vedete qui alle mie spalle è il simbolo della mano che protegge tutta la zona dell'Arenal e il Parco Nazionale. Abbiamo in Italia. Mi ha detto questo, mi saluto e finisco di mangiare. Solo in Centro e in Sud America puoi mangiare un pasto completo con soli 3,50 euro. Ossia, io ho pagato in peso, sono 80 pesos, ragazzi. Non è niente, anche meno caro del Messico. Un consiglio che do a tutti voi quando andate a mangiare nei ristoranti: cercate sempre ristoranti locali, non andate per niente di caro, niente per stranieri, perché i ristoranti per gli stranieri sono quelli dove ti fanno pagare 10 volte di più un pasto e non mangi bene come mangi nei posti locali. Quindi seguite il mio consiglio, mangiate locale, vivete locale, immergetevi nella loro cultura. Andiamo. Sono qui con il mio amico Aurelio, il grandissimo imperatore romano, che ci accompagnerà in questa avventura di rafting. Guys, are you ready for the adventure? Yeah! Hey, vamos! Let's go! Siamo ancora all'inizio del fiume e l'acqua è super agitata che non potete immaginare. Guardate il fiume in piena, però è sempre più agitante questa avventura, quindi continuiamo. Siamo arrivati alla metà del fiume e non è una novità qui in Costa Rica, ma sta piovendo, quindi ci troviamo in un fiume tortuoso con la pioggia. L'unica cosa che siamo fortunati è che non fa freddo, anzi fa molto caldo, e qui c'è un amico che ci è venuto a trovare.
fun. Playing games, no. There's no denial of what we want. There's no denial. Facciamo scesi dal nostro gommone per il rafting. Adesso gli amici una pausa per un po' di frutta. Si capisco. Questa è libertà. Mangiare della frutta fresca, in questo momento ananas e anguria, nel mezzo del fiume, nel mezzo del nulla. Il melone più buono che abbia mai mangiato in vita mia, qui in Costa Rica. Ha finito il tour, è arrivato il momento di spostarci in un'altra località. Andremo a mangiare una cosa perché sono un po' affamato e dopo andremo a bere un buonissimo caffè costaricano. Andiamo. Questa non è una banana, è un platano maturo. L'autista mi ha detto non l'aveva mai provato. È più duro della banana, molto più saporito e molto più dolce. Come stas? Che stiamo cucinando qui? Pejibaye. Ah. Es una frutta de una palma. Bueno. Pura vida. Pura vida. Questi sono i miei negozi preferiti e mi ricordano un po' la Thailandia. Questi negozi che improvvisamente li trovi per strada e fanno tutti i tipi di frutta possibile e immaginabile. Dark like our eyes, strong like the character, and black like my soul. It's Arabic and coffee, which is a small bushes. Perché l'amico mi ha detto che il caffè in Costa Rica è uno de los mejores que tienes nel mundo. Vamos a ver. No es ser bueno como café o no. Una delizia questo caffè, buonissimo. Anche se è americano ed è molto lungo, ma è veramente un caffè speciale. Si sente molto l'aroma del caffè forte, come se fosse un espresso un po' più lungo. Perfetto, andiamo. No, vabbè, questa è la prima volta che finalmente vedo le ananas dove crescono. Ragazzi, le ananas non crescono sugli alberi, ma crescono a terra. L'ananas qui costa pochissimo perché con questo clima riesce a crescere grande fino a 3 kg in un solo mese e mezzo, mentre quella ad esempio che mangio io in Italia ci mettono fino a 6, 7, 8 mesi per crescere. Ecco perché il prezzo è più caro. Sto imparando tantissime cose che non conoscevo. Questo che è un torno, un bue, un bufalo. Tienes muchas frutas para comer, ¿no? Visto che oggi mi sento molto naturalista, vi voglio spiegare un attimo quello che mi diceva il mio amico per quanto riguarda le banane. Questo è un albero di banane. Come potete vedere, differentemente di come pensiamo nel supermercato, le banane si trovano a testa in giù. Invece qui le banane crescono con la testa in alto. Queste sono tutte le parti maschili che non si sono impollinate, mentre invece qui abbiamo il fiore principale che purtroppo non maturerà perché non è stato fecondato, quindi non ci saranno banane. Tutti questi piccoli fiorellini qui, normalmente questi sono banane, proprio perché come vedete qua tutti gli uomini non sono stati fecondati, il fiore cadrà così morto e piano piano poi la pianta si rigenererà nuovamente. Guardate quanti fiori non sono stati fecondati. Però essendo la pianta già che è pesante, purtroppo non ci saranno più banane, ma ce ne sono abbastanza. Stiamo attraversando il lago Renal per spostarci nella seconda destinazione, probabilmente la più bella del Costa Rica, Monteverde, dove si trova la famosissima foresta pluviale di Monteverde. Le temperature saranno completamente differenti, la fortuna normalmente si va dai 26-35 gradi, mentre qui farà molto più freddo, quindi saremo tra i 20 e i 24 gradi. Non male, perché fa sempre caldo. Intanto godiamoci questi 45 minuti di traversata del lago con una vista fantastica. Siamo scesi
scesi dalla barca e ci dirigiamo con il nostro autista in centro. Dopo 3 ore e mezza tra macchine, barca, macchina, pullman, non si è capito niente, sono arrivato a Monteverde e adesso vi faccio vedere la stanza dove dormirò per le prossime 3 notti. Siamo partiti per la zipline più lunga che c'è qua in Costa Rica! Stiamo salendo sempre più in alto. Cioè la prima eravamo a 400 metri, poi siamo arrivati a 600 metri di altezza e adesso stiamo arrivando quasi tra gli 800 e gli 850 metri di altezza. Siamo arrivati in una delle parti finali del tour, il Superman. Guardate la vista da qui su, impressionante, sono pronto a lanciarmi con la testa in avanti per un'altra avventura firmata Loud Travelers. Queste cose folli le trovate solo sul mio canale, iscrivetevi. Per la parte finale del nostro tour ci troviamo su Tarzan Swing. Siamo qui, dobbiamo arrivare alla parte finale del ponte, ci sarà uno swing, è una specie di altalena gigante più alta di 50 metri. Eccoci qua, stanno mettendo tutta l'imbracatura e siamo pronti per saltare. E lì sto, amico? Vai. Vamos! Vai. Però, però secondo, non ti curare, vamos. Quando chiede, senza 3, 1, vamos. Y es el 1% solamente del bosque a nivel mundial, pero tiene un 50% de la biodiversidad de todos los bosques del mundo. Una cosa molto interessante, siamo arrivati nella divisione continentale. Qui ci troviamo al centro della divisione tra la parte tropicale, corretto? E la parte dell'Oceano Pacifico. E adesso continuiamo su un sentiero off-road che non è per turisti. Arriviamo fino alla cima del Parco Nazionale del Monteverde, dove possiamo avere la vista migliore di tutto questo parco, che è fenomenale. Siamo arrivati sulla vista più bella del bosco nuvoloso di Monteverde, guardateli alle mie spalle. Come potete vedere le nuvole ricoprono la parte più alta delle montagne. C'è un paesaggio che non ho parole per esprimere quanto sia bello. Guardate. È una delle poche occasioni che si hanno nella nostra vita di vedere un bosco nuvoloso, vedere le nuvole che si trovano all'interno del bosco e che ricoprono completamente le cime delle montagne. Sono emozionatissimo! Volevo raccontarvi una cosa molto interessante dei colibrì che sicuramente non conoscete. Il colibrì è un animale che quando è tranquillo, quelle poche volte che si appoggia sui rami, ha un battito cardiaco di 400 battiti al minuto. Invece quando è in piena attività di volo, i battiti cardiaci arrivano fino a 1200 battiti al minuto. È una cosa incredibile. Invece per quanto riguarda il battito di ali, può arrivare fino a 90 battiti al secondo. È un animale bellissimo e si nutre ogni 10 minuti e può mangiare ogni giorno 3 volte di più del totale del suo peso corporeo.
queste sono notizie veramente interessanti che sto conoscendo qui. Ciao ragazzi, andiamo in una soda a mangiare e vi mostrerò anche come è fatto questo ristorante. Conocete, ¿qué me está cocinando? Estoy haciendo un casado de carne en salsa con platanitos fritos. Un pranzo squisito come tutti quelli che sto facendo in Costa Rica. Probabilmente il tempo che arriverò in albergo avrò di nuovo fame. Guardate la strada. Tutte le strade qui in Costa Rica hanno una pendenza impressionante. Adesso capisco perché le persone qua camminano e non si fermano mai, hanno certi muscoli delle gambe super allenati. La giornata non è ancora finita perché il sole sta scendendo dietro le montagne e come potete vedere alle mie spalle le nuvole stanno prendendo il sopravvento e stanno inondando tutta la vallata. In questo momento ci dirigiamo su un altro percorso per andare a vedere scorpioni, tarantole, rane colorate, che normalmente sono animali che di giorno dormono e la notte si svegliano perché sono predatori assetati di prede. Andiamo a vedere. Sempre più all'interno di questo bosco. Avreste mai detto che questo che vi sto mostrando adesso è un insetto? Sembra una foglia o una pianta. Anzi, una tormenta sta per arrivare. Il cielo è diventato viola. Lampi, tuoni, fulmini. In un film dell'orrore, vorrei tanto mostrarvela, ma ai miei due lati sono su una super strada in Costa Rica dove non ci sono luci e niente, e ai lati della strada stiamo cercando una tarantola. Follie. Cioè ci sto proprio a 20 cm di distanza. Lo scorpione ha una sostanza sul corpo che ai raggi ultravioletti con questa luce viola lo rende visibile, invece con questa luce che uso io è impossibile vederlo. Domani sono in uno dei posti più spettacolari che possiamo vedere qui. Ragazzi, adesso abbiamo finito, rientro a casa della mia guida a bere un caffè caldo perché ormai è un'ora e mezza che stiamo sotto la pioggia e poi rientro in albergo. Ciao a tutti! Per l'ultimo giorno in Costa Rica vi porto a scoprire le Tiger Waterfall. È tutta quest'area protetta dove possiamo trovare ben 14 cascate di altezze diverse e con scenari completamente diversi. Questo è un percorso che farò da solo. Questa è la prima cascata che parte direttamente da sopra la montagna. E qui arriva in un piccolo tratto scendendo a picco e proseguendo in un fiume che porta a valle per poi creare un'altra cascata. Sono arrivato alla cascata più grande e posso dirvi benvenuti in Costa Rica e godetevi questa vista fantastica! We'll be right back.
stanno seguendo il tour per le prossime cascate. Questo ponte solo per 4 persone è veramente piccolo. Bello del mondo, ma non posso spiegarmi le emozioni che sto provando dentro di me in questo momento. Mi sto emozionando perché stare a contatto con la natura e vedere la potenza della natura, di quello che è capace, è una cosa indescrivibile. E qui in Costa Rica siamo nel pieno della natura selvaggia che non è stata ancora distrutta dall'uomo, anche perché il più dell'80% del Costa Rica è ricoperto da zone protette o zone private protette. Siamo arrivati al punto numero 3, è arrivato il momento di prendere la radiolina e di chiamare per avvisare che sono al numero 3. Hola amigo, sto qui nel numero 3, Gaetano. Hola, sì amigo, tenés que continuar hasta el punto número 4. Ok, muchas gracias, hasta luego. Con gusto amigo, hasta luego. Hola. Adesso entriamo nella Jeep che ci porterà di nuovo all'ingresso del parco.